bene, se nessuno vuole intervenire, possiamo passare alla votazione. Forse non sono stato chiaro. C'è la dichiarazione di voto. Sarebbe
Grazie Presidente per dichiarazione di voto. Ovviamente mi uniformo a quello che è il voto del mio partito e quindi quello già espresso dal collega Lamia e insisto col dire che analizzando la delibera la maggior parte, oltre la metà dei mutui scaduti nel 2000 per 5 anni, sono quelli più brevi, insomma. Sono pochi i mutui che vengono rinunciati a 6, 7, 8, 10 anni. La maggior parte sono tutti a 5 anni, quindi fra 5 anni chiunque sia da qui dell'amministrazione si è già liberata, quindi non ha senso spalmare per oltre 3 mandati ulteriori, quindi per 15 anni, questi mutui all'amministrazione a venire. Non solo, voglio dire ai cittadini che questa è un'operazione che chiaramente passerà perché votata solo la maggioranza, che prevede un costo, un indebitamento ulteriore di oltre 1 milione di euro. E io insisto col dire che bisogna invece tirare la cinta, stendo un velo pietoso su quello che ha detto il collega Carrozzini e lo faccia in sua famiglia quello che ha detto, e potrebbero invece stringere gli stipendi degli assessori che sono stati aumentati all'inizio della legislatura. Noi arrivavamo a prendere almeno 300 euro, oltre le tasse appena 300 euro, invece quella è la spesa iniziale che bisognava invece decurtare. Intanto invece lì non si è potuto tirare la cinta, questo intendevo, non altro. Poi se lei collega Carrozzini intende altro, lo faccio dalla sua famiglia, lo ripeto. Grazie consigliere sindaco. C'è qualcuno che deve ringraziare il consigliere Carrozzini? Se non lei non può più intervenire, siamo per dichiarazione di voto, lei non può più. Ma lei vuole diversamente? Vuole diversamente? Potrei anche votare diversamente, sia consentito di... Non ha